Maroni ha puntato tutta la campagna elettorale sul tema fiscale, sul mantenimento del 75% delle tasse in Lombardia. Secondo lei è qualcosa di fattibile o solo uno spot elettorale che non avrà sbocchi in futuro? Il nostro territorio sta vivendo il dramma enorme della disoccupazione. L'esigenza del nostro territorio oggi non è pagare meno tasse, è creare più lavoro, lavoro, lavoro. Allora gli slogan diventano ancora più assurdi quando non sono neanche mirati a risolvere i problemi della regione. E in sé quello è uno slogan assurdo, nella sua irrealizzabilità, che per prima ci rappresenta proprio la Lega, che già nel 2000 con il PDL ha presentato un progetto in quella direzione e poi l'ha lasciato perdere. L'ha riproposto nel 2007 e l'ha di nuovo lasciato perdere. All'interno della Lega si diceva questa, quando ci riusciremo, sarà la secessione, e oggi ci dico che quella non è la secessione. Quindi lasciamoli parlare, lasciamoli sviluppare gli slogan sognanti più incredibili, d'altro canto sono barbari sognanti, e pensiamo che invece noi dobbiamo pensare al problema della disoccupazione. Noi dobbiamo rispondere a quelle migliaia di famiglie lombarde che oggi vivono questo dramma. Ok, grazie. Arrivederci.